Santa Brigandio, ti amo, ciao! Buon pomeriggio a tutti quanti, ho interrotto la canzone per avvisarvi, diciamo, della parola del Salmo 27 che fra poco leggeremo, così avete tempo di trovarlo nella Bibbia. Salmo 27, se è possibile lo facciamo leggere dal computer e poi lo leggeremo noi. Non per altro, perché qualcuno mi ha detto che la Bibbia la potete leggere anche in internet. E beh, fatelo. Dio vi benedica. Io invece vi consiglio di leggerla insieme. Perché se la leggete da solo o da sola, fate un buco nell'acqua. Con il dito fate un buco nell'acqua, lo tirate e l'acqua si chiude di nuovo. Se la leggiamo insieme invece, succede quello che Dio vuole. Ciao Lella Chiarelli, oggi sei più felice, lo sento.
Scrivimi tutto, amore mio. Cos'è successo? Ti vedo scattante oggi. Qualcosa è successo. Dimmelo, amore. Dimmelo, perché ti vedo più felice. E inoltre chiamami stasera perché ti devo dare un dono grandissimo, nell'amore del Signore. Ebbene, la Bibbia va letta da soli e anche in compagnia, perché ciò che ci dice in compagnia viene edificato insieme e viene anche invocato con la presenza di Dio. Perché dove due o tre sono riuniti, Gesù è in mezzo a loro. Avete capito perché? Leggetela da sole, anche, ma leggiamola insieme in compagnia perché ci edificheremo. Magari, però, dentro di te il tuo cuore non è più ferito, perché hai trovato me, hai trovato Gesù. Vedi come sei felice, amore, ti vedo già nella felicità immensa. Sembra che il mondo sia cambiato per te. E stasera, quando mi chiamerai, te lo farò notare. Bene, adesso continuiamo con questo piccolo inno di musica e poi passeremo alla parola. Ci edificheremo e, se possibile, non vorrei dimenticare. Prego subito per la sorella Lella, perché potrebbe sfuggirmi. Di questo sì, sei meravigliosa, ti voglio bene, fratello Angelo. Ma io lo so, sorella. Lo so. Ecco perché ti dico, io sento dentro di te la tua felicità. Io sento che tu sei felice, più che mai. E quando vedrai i tuoi nipoti che camminano verso di te, quella è la più grande felicità. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo vedere questi bambini che camminano e vanno verso la nonna. Verso la nonna che possa la nonna gioire. Questa presenza di questi bambini che camminano e soprattutto i suoi figli che gli vanno incontro alla mamma e l'abbracciano, che non l'hanno fatto da parecchio tempo, e hanno lasciato sua madre da sola, padre. Ti prego, padre, benedici Lella Chiarella, benedici soprattutto la sua nuora che possa abbandonare i testimoni di Geova, che gli hanno fatto il lavaggio del cervello, che possa abbandonare quel gruppo che non serve a niente. Hanno rovinato tanta, tanta, tanta generazione, che possono essere perdonate da Dio, tutti quanti. Grazie, Padre, per i figli di Lella Chiarella che possono ritornare alla mamma. E i nipotini, i due gemellini che sono sulla sedia a rotella, possono camminare, gioire, giocare, essere felici come gli altri bambini. Io li vedo già lassù. Mentre il Signore li trasporterà là qua e l'angelo li benedirà. Non so quando passerà. Può essere anche oggi, può essere domani, può essere l'anno prossimo. Ma questo avverrà, com'è vero che professo questo Dio grande, meraviglioso, e ne sono fiero, e posso mettere la mano sul fuoco che questo avverrà, e chi non ci crede, io sono pronto a metterla. Mettete una brace e io metterò la mia mano, e vedrete che non si brucerà. Gloria a Dio, alleluia! Prego, sorella Chiarelli, Dio ti benedica. Lode il Signore, Lella, lode il Signore, lode il Signore, lode il Signore, sorella.
e fai che la tua casa diventi una chiesa, fai che la tua casa si riempia di anime, anime perdute, e il Signore li rialzerà. Maria dice una preghiera per mia figlia Giusy, per la sua salute, subito sorella. Padre, Padre Santo, Dio d'amore, c'è una necessità, Padre. La sorella Maria Celeste Campaniello 55 dice una preghiera per la sua figlia Giusy, per la sua salute, Padre. Tu sai ciò che lei soffre, ciò che sua figlia ha bisogno. Padre, stende la tua mano su di lei, aiutala, sostienila e portala avanti, Padre. Ti prego, per la figlia di Maria Celeste Campaniello 55, Signore, Giusy. Fai che Giusy, tutto quello che sta soffrendo, scomparirà. E la salute, la gioia, la felicità, la pace, tutto. Se ci sono ansie, depressioni, scompaiono. Se ci sono debiti, possono scomparire completamente e la giustizia porti pace in quella casa. Nel nome santo del tuo figliolo Gesù, professo questo, Signore. Per la figlia di Maria Celeste Campaniello 55. Grazie, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Alleluia. Sorella Maria, fammi chiamare di tua figlia, anche che mi chiamate insieme o separate, non ha importanza. Fammi chiamare, perché vorrei sapere più in profondità cos'è il problema. E se il Signore non ha operato fino adesso, oppure finché mi chiamerà, pregherò ancora e la gloria di Dio si stenderà su di lei. Grazie Maria, Dio ti benedica. Dacci il mio numero, tu ce l'hai il mio numero, daglielo. Gloria a Dio, alleluia. Bene, cari nella grazia, un saluto a Francesca Pistone che dice Amen da Facebook e ancora a tutti quelli che sono entrati adesso nella partecipazione a tutte le live, a Carmine Russo, che Dio ti benedica, ti invito alla live se hai 1.000 amici, ti sto invitando. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Gloria a Dio. Sto mettendo l'inno così andiamo avanti con la parola. Gloria, gloria, gloria. Alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore. Santo, santo, santo sei, Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, gloria a tuo nome, Signore.
Gloria, alleluia. Un saluto a Yeshua. Dio ti benedica, benvenuta anche oggi e già sei all'opera. Il Signore ti benedica il tuo operato. E ancora quando siete entrati, io vi direi di condividere questa live perché oggi pomeriggio sento qualcosa da parte del Signore. Non lo so, non posso decifrare ciò che farà il Signore, ma sento che ha già fatto tanto ieri, l'altro ieri e altri giorni, e ogni giorno che passa lui si sta mostrando sempre di più, perché vuole che tutto il popolo suo si salva. E allora sta moderando tutto il mondo senza farvi accorgere. Ieri sera c'era l'angelo nella live, Angelo Picone 8. Chi non lo vedeva non lo so perché, ma se lo vedo io solo vuol dire che sono pazzo. Quando qualcuno lo veda, lo scriva, se oggi verrà di nuovo. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Adesso leggeremo questo salmo bellissimo, Il trionfo della fede, Salmo 27 di Davide. Lo facciamo leggere al MP3 e gloria a Dio. Alleluia. Salmo numero 27, Salmo di Davide. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici m'hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi han vacillato e son caduti. Quando anche un esercito si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe paura. Quanto anche la guerra si levasse contro a me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella di cerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, m'occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi leverà in alto sopra una roccia. Già fin da ora il mio capo si leva sui miei nemici che mi attorniano. Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo. Io canterò e salmeggerò all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce, io ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non mi nascondere il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servitore. Tu sei stato il mio aiuto, non mi lasciare, non mi abbandonare, o Dio della mia salvezza. Quando anche mio padre e mia madre m'avessero abbandonato, pure l'Eterno mi accoglierà. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero diritto a cagione dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà dell'Eterno sulla terra dei viventi. Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nell'Eterno. Amen, gloria a Dio. Lo dice chiaro qua. Speriamo nell'Eterno, sperate nell'Eterno, perché dove potremo altrimenti sperare? Verso chi? Non c'è amore, non c'è vita, oltre l'Eterno e Gesù. Tutto tace. Troveremo solo la disperazione. Io lo vedo. Mentre certe volte
Mi sono distaccato dal Signore perché è umano distaccarsi. Non sapendo come poter stare sempre vicino al Signore, noi siamo portati ad allontanarci. C'era una mosca che mi stava fischiando attorno l'orecchio, mi disturbava e l'ho buttata fuori per sempre. Non potrà entrare più. State attenti se entra da qualche altra parte. Si chiama Angelo 97. Se lo vedete, bloccatelo. Stavano dicendo, sta entrando di nuovo Angelo 17. State attenti che sta entrando. Noi, se ci apprestiamo a stare vicino a Dio e Gesù e ci mettiamo nelle condizioni di poter interagire nella sua potenza, noi saremo benedetti fin dal primo istante che decidiamo di appartenere a Dio e a Gesù. Sapete perché? Perché abbiamo un angelo qui che lui lo identifica subito come noi ci abbassiamo con la nostra mentalità e diciamo sì, adesso faccio il gran passo. Chiedo perdono a Dio. Basta, non c'è bisogno che fate più niente, perché già l'angelo ha trasferito a Dio ciò che voi avete deciso. Vedete che bello? Voi non lo sapevate questo, vero? Non lo sapevate. Nessun pastore ve l'ha detto, vero? Buon pomeriggio, fortunato, gentile, 895. Che dice buon pomeriggio angelo, alleluia. Grazie, fortunato. Allora, nessun pastore ve l'ha detto, vero? Che qui abbiamo un angelo che rappresenta il capitano della nostra mente, della nostra anima e del nostro corpo. È tutto quello che lui si interessa di noi. Senza di lui noi non possiamo esistere. Avete capito? Quando noi interagiamo con un pensiero, prima lo deve sapere lui, se no non parte il pensiero avanti. Perché lui il pensiero, come lo sa, subito lo trasferisce a Dio, o di buono o di male. Perciò avete capito? Non pensate che quando pensate qualcosa non lo sa nessuno, già lo sa Dio, subito, all'istante. Perché viene fatto il rapporto dell'angelo. Noi usiamo degli email per comunicare tra di noi, oppure i messaggeri, però prima dobbiamo avere la connessione. Dobbiamo avere la connessione, una connessione forte, noi. Poi la deve avere la connessione a chi gliela trasferiamo, e se è buona, se riceve subito. Invece qui il problema non c'è. La connessione che c'ha l'angelo con Dio è quella che avremo noi fra non molto. Non abbiamo più bisogno fra non molto tutti questi telefonini per comunicare. Comunicheremo come l'angelo che è qui.
fra di noi, con Dio, con Gesù, con tutti. Che bello. Oggi ve lo dicevo. Ancora questo è niente. Non abbiamo ancora cominciato a pregare. Non abbiamo ancora neanche cominciato a leggere la parola. L'ha letto il pastore. Adesso leggiamola noi. Vediamo cosa esce dal pozzo dei desideri. Gloria a Dio. Alleluia. Comba, come di nuovo scrivi, preghiere per i morti, ti ho cancellato negli altri profili, ti cancellerò anche qua. Comba, noi preghiamo per i vivi, i morti, lasciali in pace. Vabbè, comba, vabbè, comba, se mi senti scrivi adesso. Appena scrivi ancora preghiere per i morti, sei fuori. Faccio la prova con te, Biagio, vediamo se mi deludi, vediamo se mi deludi. Se mi deludi non faccio salire più a nessuno. Pace fratello, come stai? Pace fratello, spero che non mi deluderai, perché ti ho fatto salire per la curiosità. Vai, vai, fratello, dai, vai avanti, stai andando vai, bene. Fratello, quello che tu fai... che porti dappertutto la parola di Dio. Amen. Allora siamo a posto. Allora siamo a posto. Noi siamo perseguitati, ci perseguono, ci criticano a Gesù Cristo quando ce l'hanno detto di tutti i colori. Amen. Però amen. Noi dobbiamo essere perseveranti fino alla fine. Amen. Cosa dice il nostro Signore? Così, no, così dice. Hanno fino alla fine. Proprio così dice, no, fratello. Proprio così dice. Io ti seguo perché tu veramente la sapienza di Dio, la luce di Dio. Amen. Ti ammiro per quello che fai, tanto tutte le critiche. Tu vai avanti, non ti fermi mai. No, 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 no. E questo deve... non mi fermerò mai. Quando vengono fatte dei bullismi da persone che si arrendono, che si suicidano, eccetera. Tu dai un esempio. Non bisogna arrendersi, mai. Non bisogna combattere. Mai. Neanche ieri. Ieri c'era una persona che lui pensava che mi stava distruggendo veramente. Se era un altro pingo pallino lo distruggeva proprio. È arrivato proprio, dice, adesso lo faccio chiudere, lo faccio chiudere e lo mando a casa. Fratello, tu sei bandeggiato perché sei guidato dalla forza dello Spirito. Ah, gloria a Dio. Grazie, fratello. Grazie. Grazie, fratello. Grazie. Hai capito? Grazie, fratello. Questo mi dà onore. Tu non saresti un figlio... Mi dà onore. Se tu non saresti un figlio di Dio, non saresti guidato dallo Spirito Santo, non saresti più qua in diretta. No, no. E come lo Spirito Santo ti sostiene, grazie, fratello. Grazie. E vuoi dire qualcosa ancora prima che comincio con la parola di Dio? Se vuoi dire qualche testimonianza, io volevo dire semplicemente che tu hai una grande fede, noi ci conosciamo, una volta ci siamo sentite, ci conosciamo sempre per telefono. Sì. Che tu, in piena pandemia tu mi avevi proposto di andare a evangelizzare. Amen. Senza mascherina, senza niente. Amen. Io ti ho detto, fratello, io ho paura. Dov'è la fede? Hai visto, fratello. E io ti disse, fratello, io non ce l'ho la tua fede. E tu, in piena pandemia, andate a predicare l'Evangelo a tutti. E come ti sei trovato? Gloria a Dio. Ti voglio incontrare perché io ho un progetto e lo voglio portare avanti insieme a te. Amen. Perché solo con un uomo di Dio posso portare un progetto come si deve. E allora fai così, fratello, fai così, ascoltami. Tu dove abiti? Puglia sei?
Allora, ascoltami, io sono qui fino a fine mese più o meno, perché il giorno 20 faccio il compleanno, questo mese faccio il compleanno, il giorno 20, e poi incomincio a prepararmi per andare in Germania, dove risiedo in Germania, però faccio 2 mesi qua, 2 mesi là, perché ci sono i miei figli là, adesso io sono in pensione, è giusto che mi godo la vita e faccio 2 mesi qua, 2 mesi là, però voglio fare una clinica missionaria qui a Licata e una in Germania. Quando sono là opero là e quando sono qua opero qua. Già io sto operando qui ad Agrigento, c'è insieme a dei dottori, dottore che proprio garantisco io, e c'è il video e ci sono io come cavia, e ho detto dottore, usa me come cavia, e c'è il video nel mio sito, chiunque potete vedere. Il sito si chiama www.gesulalucedelmondo.it. C'è il video che io faccio da cavia. E vedete le mie braccia come si muovono? E non potevo neanche mangiare, non potevo portare neanche il cucchiaio nella bocca, perché si erano bloccati tutti i muscoli, tutte le vene, tutte le cose, e anche la schiena e tante altre cose. Dio ci serve anche degli umani. Dobbiamo smetterla. Dobbiamo smettere. Dio opera. Però noi, anche noi, dobbiamo riconoscere l'umanità. Fratello, io ti volevo dire una cosa. Dimmi, fratello. Dimmi. Bra, bra. Mi sono fermato per te. Dimmi, dimmi cosa mi vuoi dire. Io ti volevo dire una cosa. Io ho avuto la sapienza, una pomata. Tutti mi chiedono la ricetta, ma non la do a nessuno. Perché sennò loro ci guadagnano e ci sporcano di dopo. Questa pomata è naturale. Te Sì. la metto dove ti fa male. A 10 minuti scompare il dolore. Hai visto, fratello? Veramente, E allora cosa vuoi fare? fratello. E Tu ti utilizzi solo tu, non è giusto. io Non è giusto, fratello, se utilizzi. perché tu, io so che tu la dai a persone bisognose. Ma io io non la do solo ai bisognosi, perché tutto quello che io ho l'ho per tutto il popolo di Dio, o bisognosi o non bisognosi. Bravo. Io, guarda, fratello, se la Comunque dai a io me c'ho per questa questo pomata. motivo sbagli, perché io amo a tutti, o No, bisognosi, o malati, o non malati. nel senso che tu la do a te a buone mani, ecco, questo volevo dire. Sì, va bene, Capito? fratello. Allora, c'è qualcuno che dice la fede è una cosa e la chirurgia è un'altra cosa. Allora, io non sto parlando Brava, brava. di chirurgia, Rocco Cerelli, e prima che ti sporchi la Bravo. bocca e la lingua, prima ascolta, vai nel mio sito e vedi cosa hanno fatto a me. A me non mi ha operato nessuno. Mi volevano operare 30 anni fa, 35 anni fa mi volevano operare e ho detto no, a me non mi opera nessuno. Questi dottori che sono insieme a me, che abbiamo formato una società, e presto saranno qui a Licata questi dottori, e anche in Germania ci saranno gli altri, perché questi dottori sono chiropratici, omeopatici, è la natura perfetta, che ti prendono le mani, tac, ti scoccano. Guarda, mi metto vicino, guarda. Senti? Lo senti? Lo senti? Guarda, lo senti? Nella schiena ti fanno queste scoccher e sei guarito. La chirurgia ci fanno così. La chirurgia ti rovina, ti tagliano e ti rovinano. Questi qua ti mettono in articolazione. Hai capito? Gioia, Rocco, sciacquati la bocca prima di parlare oppure di scrivere. Vai prima nel mio sito, conosci chi sono io? Puoi giudicare, prima vedi, poi Prima dopo giudichi. guarda, se eri così forte e bravo, professionale, dai, vediamo cosa devi sparare, Rocco. Nessuno ti chiede e ti Rocco, Rocco. domanda. E allora, finisci di parlare, Ma vai avanti.
Rocco, vai avanti, dai. Tu non devi dare spazio al discorso. Hai Continua, capito? continua Rocco, Non continua, devi dai. dare spazio al Continua, continua. Continua e poi ti do la risposta. Continua. Dio dice aiutati che ti aiuto e lo dice nella parola, lo dice. Allora, quando dice venite a me voi tutti che siete affaticati, che io vi ristorerò, perché lo dice? Ma se noi non ci andiamo a lui, che valore c'è? Quando diciamo, ma dov'è Dio? Perché non ci aiuta Dio? Ma come? Dio ci sta chiamando a Lui, perché non andiamo a Lui? Quando io ero con le mani così che non le potevo alzare e il dottore mi voleva operare, ci ho detto no, voi a me non mi toccate, mi toccherà Dio. E io ho detto, Dio mio, come devo fare? Allora in sogno lui mi ha dato un dottore che si chiama come me, Angelo Picone, Agrigento. Angelo Picone si chiama, e ve lo dico. E la clinica che farò porterà il nome suo, che è il mio. Angelo Picone. Perché lui ha la laurea, io non ho la laurea. Io non posso mettere una clinica, Io una finanzio, qui e se ha una. bisogno di finanziamento, Hai capito, io fratello? Hai capito? Dio ha operato. E ci ho detto, ma io come posso fare la clinica, mio Dio? Perché non sono dottore, mi arresteranno. No, io ti procurerò il tuo stesso nome. Mamma mia. Io mi sono inginocchiato e ho detto, Signore, ma tu sei veramente l'onnisciente Dio. Avete capito? Guardate nel mio sito e vedete Angelo Picone, il sosia di Angelo Picone. Sembriamo fratelli, sembriamo la stessa immagine, sembriamo più o meno. l'ho visto, Avete visto? E gloria a Dio. Allora, fratelli, questo dottore, se avete le orecchie che vi fischiano a fratello, curare. io ti saluto perché posso lavorare. Ok, È stato un va. piacere. Vai, fratello, vai. Grazie, Vai, fratello. pace fratello, e scusa che ho dubitato di te perché il nome non lo conoscevo su questo TikTok, capito? Anch'io. Ciao, pace fratello, pace. E allora dicevo, se avete orecchie che vi frischiano oppure che vi fanno male tutto questo, il collo e tante altre cose, questo dottore vi toglie anche questi problemi, capite? Problemi che magari di tutta la muscolatura, di tutto il corpo, di tutto, fidatevi. E poi non costa caro, non è caro. Se venite da me, quello che io posso fare è tutto gratuito, ma loro hanno studiato e vogliono essere pagati, questo lo dico chiaro. Loro vogliono essere pagati. Quando mi chiamate a me, io tutto gratuito. Quando volete dare un'offerta, la date, spontanea volontà. Nel sito c'è, diciamo, PostiPay, oppure PayPal o quello della posta. Se, nessuno vi chiede denaro, perché fino all'ultimamente chiedevo denaro per le offerte e il Signore mi ha detto no, non chiedere più denaro. Io ci penso, mi ha detto. Mi sono tranquillo. L'altra sera uno qui diceva, lo so che è una bugia, lo so, ma io ci ho risposto. Mi ha detto, ti do 7.000 euro se mi guarisci. Ci ho detto, vattene. Vai via, io non ho bisogno di 7.000 euro per guarirti. Se tu la prossima volta vieni e mi dici, fratello, sono malato, mi guarisci con l'aiuto di Dio, subito. Hai sbagliato. Come qualcuno che si è rivolto a Paolo una volta volendolo pagare per avere lo stesso spirito di guarigioni, non si pagano queste cose. Queste cose si acquisiscono con la bontà, con la misericordia, stando ai piedi di Gesù,
chiedendo con umiltà. Ve lo dico chiaro, ve lo dico. Comunque adesso abbiamo già chiarito questo. Rocco, spero che anche tu l'hai capito. Andiamo avanti. Bene, stavamo leggendo la parola del Signore nel Salmo 27, dove dice: di Davide, il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Punto interrogativo. Vogliamo mettere in preghiera questo versetto e tutta la parola? Ecco. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore tuo, Padre, vogliamo mettere non solo tutta la parola, ma anche questo inizio di questo pomeriggio, con questo versetto, Padre, rimetterlo tutto nelle mani del tuo figliolo Gesù Cristo, sapendo che Lui ci porterà in alto, vicino a te, Padre. E se c'è qualcuno che ha un bisogno adesso, più che mai, possa essere benedetto da te, Padre, e possa essere, Padre, unto da te, Padre. E ancora, Padre, se ci sono ancora persone che vorrebbero mettere il bastone tra le ruote, che Satana si serve di loro, Padre, allontanali, Padre, da noi, perché vogliamo vivere felici vicino a te e vogliamo gioire con te. In Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno. Amen. Vedete, quando noi abbiamo pregato così, si sono aperti i cieli, guardate la luce, è entrata la luce dentro la live. Emanuele dice: Rocco, spero che Dio ti possa liberare, ravvediti nel nome di Gesù. Amen. Grazie Emanuele Manfredonia. Noi ci siamo parlati ultimamente, Emanuele. Non so se sei la mamma o sei il figlio, ma ti faccio i complimenti. E ancora Melina dice: una preghiera per me, per mio cognato Tino e per tutte le persone che sono in terapia intensiva. Subito, Melina. Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo vogliamo mettere questa preghiera di richiesta per Tino, il cognato di Melina, che chiede questa preghiera non solo per lui, per Tino, ma per tutti quelli che sono nella terapia intensiva, Padre, che hanno un bisogno tanto, Padre, ti prego, Padre, benedici le Signore che possono trovare la pace, la gioia e la misericordia tua, Signore, perché solo così possiamo sentire la tranquillità. Grazie, Padre, e ancora ti voglio pregare soprattutto per Rita Meli, che è qui in TikTok. Signore, benedicela Rita Meli, a lei e tutta la sua famiglia, che dice: ciao tesoro, buon pomeriggio, fratello angelo, gloria a Dio, amen, alleluia, alleluia. Signore, benedici completamente Rita Meli e tutta la sua famiglia, Padre. Tu sai i suoi bisogni, tu sai ciò che lei in questo momento sta chiedendo. Lei sta muta, ma sa che io la penso sempre. Sotto sotto so che ognuno di noi abbiamo tanto, tanto di bisogno. E Padre, quante ce ne sono in queste live che stanno in questo momento attendendo il momento di chiedere la preghiera? Non c'è bisogno, sorelle e fratelli, non c'è bisogno, perché il Signore sta vedendo le vostre facce, il Signore sta vedendo i vostri cuori, il Signore sta vedendo il vostro spirito rattristato per le preoccupazioni. Padre
Oggi vi faccio sapere che una donna ha trovato la pace dopo tanti, tanti, tanti anni, tantissimi anni. Forse sarà qui nella live, però ancora forse non è pronta di testimoniare. Chissà, forse quando sarà pronta lei testimonierà e dirà cosa oggi ha fatto Dio per lei. Anche che è stato quel poco, quel tocco, ma so che non rideva da tanto tempo. E oggi ha cominciato a ridere, papà. Grazie, papà. Ti ringrazio, padre, nel nome santo del tuo figliolo, Signore. Fai sorridere a tutti, padre. Che il sorriso sia nelle labbra di chiunque, piccole e grandi, Signore, che possono scaricare tutta la tensione che hanno addosso, che il nemico gli ha donato. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen, cara nella grazia. E allora, Melina, so che ti chiedo l'impossibile per Tino, che ne si trova nella stanza intensiva, sarà impossibile parlare con lui, ma so che se tu hai un telefono in più, può darsi anche il telefono suo stesso, glielo dai a tuo cognato e gli dai le cuffie, eh? Vedi le cuffie? Gli dai le cuffie. Ci metti la live, anche che lui dice che non lo sente. Voi dite che lui non lo sente, vero? E io vi dico invece che tutti quelli che sono in coma percepiscono tutto. Fateci ascoltare tutti quelli che sono in coma in queste live. E vedrete la meraviglia delle meraviglie, come si alzeranno presto. Vedrete. Questo ve lo dico, è un segreto. È un segreto che non vi posso dire altro. Fateci ascoltare queste live e vedrete. Gloria a Dio, Padre, ti ringrazio, Padre, per questo. Grazie per Tino, che sicuramente sarà toccato da questa preghiera e ancora quando ascolterà direttamente queste live con le cuffie e a tutti coloro che le ascolteranno. Grazie, Padre, che farai alzare sia Tino che tutti quelli che sono in coma. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Pace, Vincenzo dice, Dio ti benedica. Emanuela Manfredone, che sono la mamma, sì, lo immaginavo, però ho chiesto per essere sicuro, per essere sicuro. Quando vedi che c'è qualcuno che disturba, tu lo sai che sei il gestore, non lo so se sei gestore qui oppure nell'altra live. Comunque, se in caso non sei gestore, me lo dici che ti faccio anche qui, perché le live sono tre e non so dove ti ho fatto gestore. Vincenzo Vischia dice: Dio ti benedica. Grazie, Vincenzo Vischia di Be. E io benedico anche te, Vincenzo, a te, la tua casa e tutta la tua famiglia. Melina dice: grazie, grazie al Signore, dillo, grazie mio Dio e a Gesù. A me non mi dire grazie perché io sono un servo inutile. Quando ho fatto il mio dovere, ho fatto la volontà di Dio, non ho fatto altro. È Lui che ci chiede questo. Gloria a Dio, dillo, scrivilo. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Grazie, Gesù. Alleluia. Scrivi queste parole e Lui sarà contento e ti gratificherà per te, per tuo cognato e per tutti. Amen, alleluia, tante manine, gloria a Dio.
Melina che attraverso sua moglie, sì. Fai così, bravo. Ok. Gloria a Dio. Mi hanno detto che può essere. Mi hanno detto che può essere un vegetale. Non ti preoccupare quello che è. Ma fino a che c'è il respiro, confida a Dio. Brava, hai visto? Hai detto la cosa bella. E poi Dio ha fatto muovere Adamo e la terra. Dio ci ha soffiato e la terra si è mossa. Che cosa c'ha Dio? Qualcosa in meno? È sempre lo stesso Dio che ha soffiato nelle narici della terra di Adamo e Adamo si alzò e diventò uomo a immagine sua. Confidiamo in questo Dio, non finiamo di confidare in questo Dio, mai, mai. Grazie mio Dio, brava, così. Grazie mio Dio, gloria a Dio, così, brava. Bene, adesso andiamo avanti con la parola e qui dice il Signore la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Di nessuno. Non dobbiamo mai temere di nessuno. Avete visto il fratello poco fa, ha fatto una loggia. Per quello che io mi sto comportando, perché è da molto tempo che dice che mi segue, io non mi ricordavo più, perché non è che posso ricordare il bene che ho fatto dal 1994 che seguo queste cose fino adesso. Magari ho fatto un aiuto a un bambino a 15 anni, adesso me lo ritrovo dopo 30 anni. Me lo trovo al momento, siamo fratelli, guardate. Giorno 20 faccio 61 anno e con un ragazzo che mi deve fare? Niente. Ancora un altro paio di anni che invece di salire scendo ancora, può darsi che saremo uguali. Questo fa Dio a chi si affida a Lui. Invece di farlo invecchiare, di farlo ringiovanire. È scritto nella Bibbia, le aquile ci fa uscire il becco di nuovo, le rinnova, come le aquile. Emanuele dice, angelo, ti saluto, devo uscire, che Dio ti benedica, gloria a Dio, amen. Grazie di queste manine, sorella, ti voglio bene. Saluti a tuo figlio e tutta la famiglia, Dio ti benedica. Bene. Allora, qui dice il Signore è il mio baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Di nessuno. Se il Signore è il mio baluardo, io non avrò paura di nessuno. Prego, sorella, non avrò paura di nessuno perché il Signore è il mio baluardo. E qui dice, quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. In sostanza, il Signore ci fa le trappole e li fa uccidere uno con l'altro. La sapete la storia? Una volta si sono riuniti tanti re insieme per distruggere gli israeliti. E il Signore durante la notte gli ha fatto udire tanti rumori di zoccoli e tante fiaccole accese sulle colline che si sono spaventati. E durante la notte è successo il fine mondo. Chi aveva una spada all'improvviso si uccideva uno con l'altro mentre correvano e li ha fatto disperdere tutti. Sono scappati via. Tutti e 300 uomini, 300 uomini messi sulla collina e nella collina si stettero fino alla fine della distruzione di quella generazione.
Loro si sono uccisi tutti e quelle che sono rimaste superstiti si sono date alla fuga, buttando per la strada tutto quello che avevano addosso perché avevano paura e dovevano correre. Questo fa Dio. Dio fa questo, distrugge gli empi, gli fa venire la paura addosso come se ci fossero persone che li perseguitassero e corrono, corrono con la paura. Nel secondo versetto dice: quando i malvagi mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stesso hanno vacillato e si sono caduti nella stessa trappola che hanno messo per noi. E nel terzo versetto dice: se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Lo vedete su di me. Ieri mi volevano distruggere. Eppure, io mi sono fermato, la live è sempre accesa, mi sono fermato, mi sono messo in preghiera. Il Signore mi ha detto: vai avanti adesso. Mi sono messo avanti e tutti ci siamo messi a sorridere. E ieri sera ci ha benedetti, quante testimonianze abbiamo avuto. Abbiamo avuto ieri sera la regina dei TikTok, la sorella Anna speciale, con 2 mesi che ha conosciuto il Signore, è diventata la regina. Ha stregato tutti noi con il suo fascino che raccontava ciò che ha fatto il Signore nella sua vita. Vedete, queste sono le testimonianze. E qui dice nel versetto 4: una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. E voi, cos'è che state chiedendo al Signore? Che cosa? Per contemplare la bellezza del Signore. Che cosa state chiedendo voi? State chiedendo oro, argento, pietre preziose, collane. Io vi direi di chiedere al Signore che pulisca il vostro cuore e la vostra anima dai peccati che avete addosso. Se voi chiedete questo, avrete tutto. Perché quando il Signore vede un'anima che si ravvede, la pulisce, la rigenera e la fa sua figlia o suo figlio, e poi non ha bisogno di niente più perché diventando figlio di Dio è erede e coerede di tutto il mondo che c'è qui e quello che c'è lassù. Se dovesse scoppiare questo pianeta, ci resta quello di lassù, la terra promessa, la celeste vocazione. Avete capito? Questo dovete chiedere, non la morte dei vostri nemici. I vostri nemici li dovete perdonare perché colpa non ce n'hanno. Quello che mi hanno fatto ieri io li ho perdonati, però ci ho scritto, ci ho detto non ti permettere più a cercarmi, stammi lontano, io ti perdono, ma non ti azzardare a incontrarmi più. Quando vedrai me, cambia strada. Io ti ho perdonato. Se per puro caso che ci dovessimo vedere, come se niente fosse, amici, però
Tu devi stare lontano da me. Avete visto? La più bella benedizione ci ho dato. E così dovete fare voi. Mai maledire nessuno. Mai. Per nessun motivo. Poi mettetelo davanti a Dio e Dio penserà tutto a lui. Gloria al Signore. Alleluia. E qui dice nel versetto 5. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda il giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Vedete? Dio, quando si prende cura di una persona o di una famiglia, lo porta a compimento ogni cosa. Non voglio discutere il life di queste cose. Zada, Miana, per favore, sono cose delicate. Se vuoi puoi chiamarmi in privato, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it e ti darò la risposta. In privato, qui mi potrebbero chiudere la live, hai capito perché? Chiamami e io ti aiuterò. O sei tu o è un altro, non mi interessa. Chiunque sia, mi chiamate e io vi aiuterò. Troppa sbatta, amo. Ah, eh sì, ride, ride, ride. Chiamami che io ti dirò come devi fare e lo farai, va bene? Però qui non scrivere più. Nell'attimo che devi scrivere, qua devi scrivere solo mi sono convertito. Ok? Perché no, non è che tu mi vuoi far chiudere la live, è vero? Perfetto. Vedi che l'hai capito. Intanto vai nel mio sito, ci sono dei video adatti per te. Li ho fatti apposta, solo che devi perdere un po' di tempo di cercarli. Guarda bene, va bene? Se non li trovi dentro il sito, ci sono i link del mio YouTube. Ce ne sono tanti profili YouTube. Cerca quello che sono con mia moglie, che lì trovi quello che devi trovare. Giovanna, amore, come stai? Dimmi. Dopo 2 mesi e mezzo di patimenti, mi sono ritirata a casa. Brava, brava. Che bello, sei ritornata a casa dall'ospizio. Però mentre ero là, sono caduta e non posso camminare. Sorella, questo mi Sono dispiace. caduta sul lato sinistro E e cosa? non posso fare nemmeno un passo. Ma ti sei rotto il femore o qualcosa? Cos'è che ti sei rotto? Rotture no, però ematoma e contusione. Quanto tempo è? Quanto tempo è stato l'emotoma adesso? Quanti giorni che hai avuto questo colpo che è caduta? 3 giorni. 3 giorni. Allora, ascoltami. E se c'è qualcuno che ti va a comprare qualcosa in erboristeria per l'ematoma, c'è un prodotto adatto per l'ematoma che reagisce subito il sangue, lo fa circolare. Va bene? E manda qualcuno, se no telefona all'erboristeria, guarda. Scrivi erboristeria in internet nel tuo paese. Dove sei tu? Quale paese sei? Palermo, mi A sembra. Perfetto, Palermo. a Palermo c'è un'erboristeria molto importante. Guarda che la trovi in internet. Scrivi erboristeria di Palermo e gli telefoni e gli dici quello che mi hai detto a me.
lui magari te la fa portare a casa dal suo servitore, oppure lui stesso gentilmente glielo dice che viene da parte mia e lui sicuramente mi conosce. Va bene? E dimmi una cosa, Dimmi, amore. Angelo, Dimmi, ci amore. puoi telefonare tu e gli dai i miei estremi? No, sorella, non posso, sorella. Non posso. Allora, E questo. allora senti, me lo scrivi su WhatsApp Sì. il numero Fai così, che vengono e ascolta. ciò che devo chiedere. Ascolta, alle 6 e mezza, se non ti ho scritto nulla, mi chiami, perché lo faccio subito. Perché alle 6 e mezza sono disponibile, che chiudo la live Va bene, va per bene. cenare, va Alle bene? 6:30 ti Sì, chiamo. grazie amore, grazie, d'accordo, dai, così faccio tutto. Ciao, Ciao ciao. amore, un bacino e non pensare all'ematoma, perché l'ematoma c'ha i giorni contati, va bene? Ok? Non ti preoccupare, Giovanni, non ti preoccupare, vedrai che il Signore ti manderà 10 angeli per portarti dove devi andare, va bene? Adesso E allora pregherò. alle 6:30 Mi ti chiama, mi telefono. chiama. E un'altra volta chiamami subito. Perché hai perduto 3 giorni? 3 giorni di vita? Perché? 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 E ho preparato le cose per Ah, andarmene ho e sono capito. arrivata a casa oggi a mezzogiorno. Va bene. Giova, alle 6:30 prenditi un orologio e te lo punti, anche nel telefonino c'è l'orologio, alle 6:30 non sbagliare, Va perché bene, io va potrei bene. dimenticarlo, amore mio, va bene? Va bene, Gioia, va Ok, bene. dai, ciao, 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 ciao. chiudi tu stesso, chiudi, chiudi, amore, chiudi. Grazie. Non vi preoccupate che si è staccata la connessione perché ha parlato una persona in WhatsApp. Questa si chiama la sorella Giovanna Giglio e con le nostre preghiere è ritornata a casa, solo che il nemico si è vendicato. Prima che parte, dice, ti faccio cadere. Ed è caduta. Perché stava bene già. Ma il Signore la porterà di nuovo a posto. Sapete quanti anni c'ha lei? 75 anni. 75 anni. E come vero Dio, lei ritornerà minimo a 50 anni. Ve lo dico io. A 50 anni ritornerà. Gloria a Dio. Alleluia. E qui dice, rileggo il versetto. Perché c'è stata questa interruzione, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda il giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Vedete? Lui ci custodisce tra le sue mani, tra il suo manto, tra la sua chiesa, tra qualcosa. E ci porta sopra la roccia. Se ci dovrebbero essere alluvioni, la roccia non si muove e non si scuote, e noi stiamo saldi nella fede, nella terra santa. Anna speciale, Dio ti benedica. Che bello! Sali, 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 Anna. Sali, sali. Dai l'invito qui, Anna. Gloria a Dio. Alleluia. Bene, dato che questo ci ha dato questa possibilità, questo versetto, che stiamo sulla roccia, noi siamo nella purezza e nella felicità. E nessuno ci scuoterà. E qui dice nel versetto 6: e ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi cercheggiano
circondano, offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. Adesso che i nostri nemici sono sterminati, ipotesi, sono soccombi, messi come le tamaio, no, come le tamaie troppo brutte, diciamo addormentate. Che bello, ha fatto addormentare tutti i nostri nemici e noi abbiamo avuto la pace. Vedete che pace che c'è, guardate che pace che c'è. Non è bella questa pace? Tutti i nostri nemici sono scomparsi, la pace è tornata. Cari, nella grazia, solo Dio dà questa pace. Solo Dio riempie le nostre anime di gioia e di verità. Solo Dio riempie ogni cosa. Pace, Anna. Fratello Angelo, buonasera. Buonasera, amore del Signore. Come Bene, bene. Parlavamo proprio di Dio ti te, benedica. poco fa parlavamo di te proprio. Ho detto di te. Oh, Salve. come sei Salve a tutti. Sono arrivato dal bella. Ma lavoro. oggi cosa hai fatto? Sei più bella, come mai? Cosa hai fatto oggi? Prego Gesù, lo ringrazio. Gratitudine, gratitudine, gratitudine. Allora, la sorella c'ha un figlio. Grazie, Un figlio. grazie, grazie. Quando è grande tuo figlio? Quando è grande tuo figlio? Diglielo, diglielo. Quando è grande? È più grande. Mio figlio ha 41 anni. Allora, suo figlio ha 41 41 e anni sono nonna. ed è nonna. E guardate, ieri Sì. sera un ragazzo ci ha detto Mio nipote ne ha 19. ma vi rendete Mio conto? nipote è quasi 20 anni, ha 20 anni. Lei non era così. 2 mesi fa era distrutta. Lei era distrutta 2 mesi fa. In 2 mesi il Signore l'ha modellata. Gonfia. Gonfia nel viso, gli occhi, distrutta. Sapete perché? E ancora piano piano. Perché suo padre gli ha detto che non era sua figlia. Perché? Non era sua figlia. È vero, sorella? Non è vero? Non è che sbaglio, non è che sbaglio. Diceva, e lei se ne Sì, prendeva, vero, è vero, sì, vero. se ne prendeva. Perché io non sono testimone di Geova. Ah, hai visto? Dato che non era testimone di Geova, Perché lei, suo padre, deve non dare sono testimone testimone di di Geova. Geova e non lo sarò mai. E Vedete, non lo sarò mai. vedete cosa fanno i testimoni di Geova? Si tirano il padre. E il padre abbandona i figli e dice che non sei tu mia figlia perché tu non sei testimone di Geova. Avete visto con Sì, chi si ha a che non ci fare? parlano più. Ma lo sai qua? Io ho avuto molti casi ho sentito di persone che no, se i figli non ci parlano perché sono dei peccatori. Ma Gesù non dice queste cose, Gesù non le vuole. Chi è che abbandona un figlio per la religione? Le religioni sono diventate guerre. Gesù non vuole queste cose, Gesù ama il prossimo, ama. Mio padre era cattolico e quando diventò testimone di Geova non ho detto non ti voglio bene, non sei mio papà perché sei testimone di Geova. Io queste cose non le ho dette. E io una volta le risposi, perché poi abbiamo fatto pace, poi di nuovo lui ha queste altalene, no? Adesso è proprio ancora più. Una volta, sempre l'ennesima volta, io piangevo, ero più giovane, mi diceva, tu non sei mia figlia. E io gli ho detto, e va bene, proprio, poi stavo male, però lì per lì, ho detto, va bene, dico, io ho un padre celeste, Hai dico, se non, se tu non vuoi essere mio padre, io ho Gesù. visto? Questa Che bello, bella è parola. stata la parola che io, cosa, sì, ho detto va bene, dico se tu non mi vuoi io Gesù, non ho, un padre ce l'ho ed è Gloria a pure Dio. bravo, Gloria a Dio.
Queste sono parole meravigliose. Però, fratello Angelo, se lui, però se lui qualche giorno mi chiede qualcosa o vuole, io sono, lo Sembra a aspetto a braccia disposizione, aperte, sembra a capito? disposizione. Noi, no, noi non siamo. Ce ne ha combinate sempre tante. Noi dobbiamo Si perdonare sempre. deve sempre, sempre perdonare, fratello Angelo. Sempre, sempre. E quindi, e niente, però questo io sapevo che c'è Gesù, la Chiesa Cattolica, tutte queste cose. Però se io vado a scuola, i compiti, se devo fare la scuola guida, ci devo andare io, non posso mandare un altro. Certo. Quindi, quando io parlo di Gesù, il lavoro della nostra pulizia lo dobbiamo fare noi stessi, il cambiamento. Certo, Non lo certo. può fare qualcun altro. Allora io ho chiesto a Gesù l'aiuto, mi ha presentato te nel cammino, mi ha presentato te, mi ha dato la mano. Però se tu, fratello Angelo, parli e io non faccio caso, no? Come facevo a cambiare? Perché ci vuole un sostegno importante, ci vuole una persona decisa, forte e con fede. Perché due ciechi non possiamo camminare strada, due ciechi. Bisogna Io, perdonare, sempre Beatrice, con perdonare. un'altra persona, due ciechi. Come Maria qui scrive, Ecco, Gesù disse: io che bisogna sono perdonare ciechi. 77 volte 7, sempre bisogna perdonare, sempre. Noi perdoniamo sempre, sempre. Sempre. Anche che loro non ci perdonano, noi perdoniamo sempre. Però 77 volte 7. Brava Maria, brava, sempre, brava sempre. Maria, Però brava. Maria, un bacio, gloria a Dio e tante benedizioni. Ti sta benedicendo Maria per quello che hai detto. Quel miracolo è stato perché sentivo quella voce di fratello Angelo che ci metteva tanto, tanto Buonasera amore, Margherita, tanto salve, amore. salve E se ogni Margherita. tanto, come quei bambini che quando si fanno male, in pericolo, sono in cucina, toccano il fuoco, è ovvio che il padre alza un po', poco poco la voce per intimorirli, no? Ma non è che grida un po', quella voce lo fa perché non vuole bene il figlio. Ogni tanto ci vuole la parola dolce e un pochettino un po' È amaro, vero, se no, perché quel poco se di no, amaro ci deve far capire. sì, si deve far capire, certo. Anche nella Bibbia c'è scritto: drizza l'albero quando è piccolo. Bisogna Lui là metterci. ci testimonia, ci dice che i bambini, l'educazione Ci vuole, se li deve lascia esserci. liberi. E quindi io l'ho seguito. Anzi, vi devo dire una cosa, che non mi sono mai, mai annoiata quando fratello Angelo parlava. Più parlava e più io mi faceva proprio compagnia, gli entrava nella testa piano piano, piano piano. E io ho detto, perché quando lo ascolto mi rigenero, mi sento bene, mi dà pace. Perché vuol dire che era la strada giusta. Amen, amen. Quando diciamo Signore, dov'è che dobbiamo andare? I discepoli dicevano: Signore, ora tu non ci sarai. E noi cosa facciamo? Come dobbiamo? E Gesù le disse: lo vedrete dal comportamento. Ora, Amen. io mi chiedo, siete testimoni di Geova, non abbandonano i figli se non sono della stessa religione. Il comportamento com'è? Giusto o non è giusto? Ecco, dove ci sono le persone per bene, quelle buone, quelle giuste, ma non buone, anche a volte possono anche alzare il tono della voce, ma il tono della voce non è per cattiveria, è per far capire e far entrare nel discorso le persone. Poi certo ci vuole la gentilezza, quella giusta, l'educazione. Però ci vuole il dolce e E l'amaro, amaro, poco poco, ci vogliono tutte e tutte e due due le cose, cose, tutte e due si cose. devono saper misurare.
perché se sei troppo acqua, perché Gesù lo dice, il peccatore, se il tuo fratello sbaglia, tu lo devi rimproverare, gli devi dire che sta sbagliando, lo Brava, dice anche Gesù. brava Maria, brava, Però brava. poi se si pente, Allora, Maria se si dice, non sono pente, parole sue, allora dice. tu lo perdoni. Maria dice, non sono parole sue. Maria ha detto, non sono parole sue, sono parole che sono nella Bibbia. Sì, li conosciamo Maria, li conosciamo. Quella di poco fa, quando diceva, Ma bisogna perdonare. io non sto dicendo che sono parole mie, no, non mi permetterei di dire che sono parole mie. Io sto raccontando a modo mio ciò che ho letto. Io sono un verme di terra, non Oh, sono, guardate, io racconto le cose guardate, ha com'è. detto le parole sante, ha detto. Guarda, Anna, guarda Margherita, la sorella Margherita, ha scritto, guarda cosa ha scritto, guarda, leggilo forte, leggilo, leggilo. Non vedo bene. Margherita, Margherita. buonasera. Sì. Ha scritto, ma il so... Adanna, grazie, bellissimo. Ha scritto, ma il sorriso di Anna speciale è bellissimo. Grazie, Margherita. Grazie Margherita, ti devo dire grazie due volte per questa cosa che hai detto, e l'altro grazie te lo dico perché le prime volte che io ho seguito fratello Angelo, si pregava per te, con te e per un'altra persona, e io mi sono inginocchiata qui a casa Hai mia visto? Hai quando fratello visto? Angelo pregava per te. Ancora neanche fratello Angelo mi conosceva, Hai io visto? non avevo follower, niente, vi ascoltavo. Hai Vi visto? ascoltavo con dovizia. In realtà, dovrei, manco se io nascessi 1000 volte, potrei avere tante cose belle. Ci vuole, per sapere la cosa, la verità, ci vuole un cuore puro. Ci vuole un cuore puro. Io questa purezza non ce l'ho. Non sto dicendo in 2 mesi, però. Non ho la purezza, ma ho un cuore infiammato di amore. E se già sosta, se già dimora, se già la dimora, noi quando affittiamo una casa la troviamo vuota, la puliamo e poi mettiamo, se abbiamo i soldini, una volta il lampadaio, una volta una sedia, dipende, no? E così quando ci avvicina a Gesù, si entra con Gesù, innanzitutto devi essere linda, però poi piano piano ti costruisci. Io mi auguro, siccome sento questo, non è che mi sento migliore degli altri, mi sento felice. Non sono migliore degli altri fratelli, no, no. Io sono un verme di terra, non sono intelligente, non sono niente. Sono solo piena di gioia perché ho Gesù dentro. Sono felice, felice, felice. Poi il cammino, questa gioia, questa felicità, vuoi abbracciare tutti, vorresti dare una mano agli altri, ma è un cammino che deve rimanere per sempre, ma si deve mantenere. È come se io faccio la dieta, dimagrisco, poi quando arrivo al mio peso forma, mangio di nuovo, non ho Ecco. fatto niente. Ecco, se io invece ho quest'amore iniziale per Gesù, che mi infiamma il cuore e poi col tempo continuo per sempre fino all'ultimo dei miei giorni, ma sempre di più. Per adesso io sono un granellino di sabbia, non si vede nel mondo, sono un granello. Per il mondo non sono nessuno, ma per Gesù sono tanto. È vero, è vero. Non sono niente per mio padre, non sono niente per le persone, ma per Gesù sono importante. Ogni peccatore che si converte, Gesù fa festa, in cielo fa la festa. C'è scritto nella Bibbia, non sono parole mie. Io non mi permettere mai di dire è scritto nella Bibbia e dico l'ho scritta io, ma che sarei pazza? No, no. Tutto
tutto Gloria a noi Dio. appunto. E io dico una cosa, che la Bibbia non c'è libro più bello, non è stato il libro, è stato scritto una volta sola, la Bibbia, sempre da pergamene, ritrovati, l'hanno ricomposta, però è una, nel senso che libri più belli della Bibbia non ce ne sono. Amen. Il libro più bello, ci sono i proverbi, c'è Kelet, Kelet è bellissimo, Kelet, Kelet della Bibbia è bellissimo, i proverbi ci educano come dobbiamo comportarci con il prossimo, come dobbiamo Esatto, esatto. comportarci con il marito con la moglie. E quando le mogli sono che hanno un brutto carattere, e nei proverbi c'è scritto: è meglio che un uomo dorma sul terrazzo che abitare con una donna rissosa. Ah, che Questo è scritto bello nella questo, Bibbia. mamma mia. La vedova, Vedete, vedete, quanta saggezza che il Signore ci ha dato. c'è scritto, sì. C'è scritto di non andare sempre a casa degli amici ogni giorno, mattina, pomeriggio e sera, Che li perché poi stufano, anche se ti vogliono bene, si stufano. poi vanno a noia e si stancano, Una volta si ogni tanto. stufano. Perciò Gesù nei proverbi ci dà tanti consigli, lui ci dà tanti consigli. Quando mangiamo, di mangiare poco, è meglio se hai mangiato tanto, è meglio che metti le dita in gola e vai a vomitare, perché sennò passi una brutta nottata. Gesù questi consigli ce li dà nella Bibbia. Tutto È c'è lì. meglio C'è di un medico. tutto, tutto. Dio ci ha insegnato come dobbiamo mangiare, come dobbiamo comportarci. Le Tutto. persone che non vogliono lavorare stanno sedute nel divano dalla mattina alla sera. Non Oziosi. li può vedere Gesù queste persone. Diventano E magari oziosi. hanno figli e non, oggi non vado a lavorare. Gesù ci insegna, è stato un grande maestro di vita. Amen. Quindi non è che amare Gesù, non dobbiamo pagare niente. Non si paga, Gesù è gratis. Tutto gratuito. È gratis. Ci ama incondizionatamente. È gratuito. Tutto Perciò gratuito. provare per credere. Noi non ce ne pentiremo mai, 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 mai. Io per il momento sto bene così, fratello Angelo. Gloria a Sono Dio. troppo felice. E però No, sorella, io sorella, la mattina io prego anche per gli altri. non lo devi dire più troppo felice. Non lo devi dire troppo. Non lo devi dire troppo. E Non è se... mai abbastanza. No, non lo devi dire Non è troppo. abbastanza. Troppo, troppo non lo devi dire. Vabbè. Devi dire sempre che magari il Signore mi farebbe ancora più felice di come sono, sempre. Perché quando diciamo sono troppo... Noi abbiamo un angelo qua e lui subito termina. Hai presente quando Ah, ho una capito. donna Sì, aveva sì. bisogno, Allora dico, voglio essere per sempre fino all'ultimo giorno accompagnata da Gesù sempre più e felice, sempre sempre più felice. felice, Però così. ora per esempio, ora voglio raccontare un aneddoto nei confronti miei e di mio marito, no? Personale. Quando ci sono cose che non mi piacciono e lui non cambia, prima io dicevo, quando ci battibeccavamo con delle parole, no? E io mi arrabbiavo e non ci parliamo per certe volte. E allora invece adesso cosa faccio? Dico, Gesù, fa che cambi nelle cose, fa che mio marito cambi. Ecco, ma prego Gesù per il suo cambiamento, che lui si comporti in un certo modo e queste cose qui. L'altro giorno, siccome il fratello Angelo mi ha detto, ma tu metti le mani nel... Io ero presa, allora sono andata da mio marito che avevamo litigato. Io ci sono andata, lui era nel divano, gli ho messo la mano qui, lui mi ha detto: ma che mi stai facendo? Siccome io ero piena di gioia e di Gloria a amore per Dio. Gesù, Allora, fratello Angelo, aspetta un momento, Anna. Facciamo così, facciamo una ho preghiera pregato, che vado a mangiare e sì. poi richiamo a tutti di nuovo, va bene? Allora, una piccola preghiera, chiudiamo gli occhi tutti. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore tuo ti ringraziamo per tutto quello che stai facendo
con Anna e con tutti quelli che stanno cercando. Signore, ancora c'è un'altra richiesta che un'altra donna disse e ha scritto: fai anche me come lei. Sì, Signore, falla come Anna. In 2 mesi hai trasformato Anna come una profetessa, Padre, e ancora ogni giorno la illumini, Padre. Anche quest'altra sorella vuole essere come lei. Sicuro, Aiutala, sicuro, Signore. Ti preghiamo, ancora quanti si sono sicuro, sorella. ammalati, Signore, benedici tutti quanti. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. E ti prego adesso che andremo a cenare, chi prima e chi dopo. Benedici i cibi che mangeremo, Padre, anche che quelli che mangeranno più tardi, Signore, se non hanno cibo, Padre, manda il tuo angelo e provvedi. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Vi saluto a tutti. Anna, un Amen, bacio. gloria a Un Dio bacio, un bacio a a tutti tutti, quanti. a E tutti. lunedì avrò il profilo Sì. messo a posto e tutte le sorelle che E mi cercheranno a l'amicizia, io ci sarò. proposito, chiunque avete il profilo privato, cambiatelo, perché la sorella ha avuto il profilo privato e nessuno ci può dare Sì. l'amicizia. Allora, io ho visto che ci sono altre sorelle che avete il profilo privato. Non so perché, magari prima TikTok era diverso. Adesso voi non dovete girare TikTok, dovete venire solo qua. Capite? E allora fatelo pubblico, perché ci diamo Sì, l'amicizia a tutti. oppure mi chiedete l'amicizia su Facebook, Anna Speciale, io Anna questa Speciale sera stessa vi do Facebook. l'amicizia, Ok, ciao prima di ciao. lunedì. A più tardi, va Un bene? bacio, che Dio ci benedica a tutti, Pace, buona pace, cena, pace, tante pace, grazie. benedizioni, a più A tardi. più tardi, Un bacio a va. tutti, un caro abbraccio. Pace, pace.